Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sono veramente lieto di celebrare e concelebrare questa Eucaristia con la vostra comunità parrocchiale per l'incontro con il gruppo di preghiera, ma che è lievito della comunità ed è focolaio di carità evangelica. Sono lieto particolarmente perché oggi è la festa di San Pio, che ha fondato i gruppi di preghiera che voi seguite nell'organizzazione e nella spiritualità. Sono lieto ancora perché Don Matteo, fresco di crisma e di ordinazione sacerdotale, presiede questa Eucaristia nella gioia fraterna e direi proprio con quella consolazione che è data da Cristo ad ogni sacerdote quando sale l'altare per consacrare, quando saluta i fedeli per benedirli, quando accoglie i peccatori per assolverli. Ed ecco, tutto questo qui oggi si verifica. Quindi a lui i più cari auguri sacerdotali di santità, di generosità, di fecondità del suo apostolato. Vogliategli bene. Poi è sotto una buona protezione qui, ha un parroco che ha un cuore grande, che guarda lontano, che sa volere bene, che aiuta veramente a crescere. È un padre. Allora, meditiamo un po' sul Vangelo che voi avete ascoltato
Gesù dice: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra. Perché la benedizione di Gesù al Padre, al suo Padre divino, eterno, consustanziale? Perché Dio ha tenuto nascosto agli uomini un grande mistero, quello dell'incarnazione del Figlio suo. Nelle profezie del Vecchio Testamento si parla del Messia che deve venire. Il popolo ebraico è un popolo in attesa, come se dovesse partorirlo questo Figlio di Dio. E in realtà Cristo nascerà da una vergine proprio del popolo ebraico. Maria è una donna ebrea. Partorirà questo Figlio, il quale sarà il mistero rivelato e sarà il rivelatore delle verità più belle del regno. Tante cose già lo conoscevano. Il Vecchio Testamento noi lo leggiamo, lo commentiamo, lo crediamo come gli ebrei, però essi non avevano ancora il Nuovo Testamento, i quattro Vangeli, le lettere di Paolo, le lettere degli altri apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni. È una meraviglia di sorgente inesauribile. Io soprattutto ai giovani consiglio di leggere un brano del Vangelo, delle lettere di San Paolo ogni giorno, magari la sera, quando tutta la giornata è terminata. Ristorati l'intelletto, lo spirito, senti vicino a te Dio che ti parla per mezzo di un apostolo, dell'evangelista, perché questa verità ti farà discepolo degno della vita eterna. Possiamo pretendere noi dal Padre Eterno che un giorno arriviamo, bussiamo e diciamo: fammi entrare perché questa è casa mia? Il Padre Eterno ci dirà: ma tu da dove vieni? Io non ti ho mai visto. Chi ti conosce? Addirittura dice Gesù nel Vangelo che qualcuno dirà: ma io ho parlato di te, ho annunziato agli uomini te. E il Signore dirà: non ti conosco. Allora rinnoviamo anche noi un atto di fede continua nella verità che il Signore ci ha consegnato. Se ci chiamiamo fedeli perché abbiamo ricevuto la fede, ci dobbiamo anche chiamare fedeli perché corrispondiamo al dono della fede. Non è una immagine da attaccare al muro, la fede è come la luce. Quando il sole esce e la luce si spande, arriva dappertutto. Quindi allora la fede deve investire, deve penetrare tutta la nostra persona, non soltanto adesso che stiamo in chiesa e stiamo pregando, poi usciamo, siamo peggiori degli altri. Quello che qui noi ascoltiamo, meditiamo, desideriamo che diventi parte di noi, poi lo dobbiamo portare con noi in tutti i momenti, qualunque azione facciamo. E allora io credo che noi scopriremo quanto è buono il Signore. Anche noi dobbiamo dire come Gesù: ti benedico Padre, perché io non ti conoscevo e tu invece mi ti sei rivelato. Io non ti amavo e tu mi hai fatto sapere che mi ami. Io credevo di essere qualcuno venuto dal niente, fatto da sé. Poi invece ho capito che esisto perché tu mi hai creato. Tu mi hai creato l'anima mia. Tu mi hai fatto nascere in questo paese, da questa famiglia, in questo ambiente cristiano. No, potevamo nascere pure tutti musulmani. E che peccato hanno fatto quelli che nascono musulmani e non conosceranno mai Cristo, anzi perseguitano i cristiani e credono di fare una cosa buona. Vedete quale differenza tra avere la fede e invece essere fuori di questo regno di grazia e di verità. Allora prendiamo il nostro gioco, il nostro peso quotidiano,
possiamo pretendere che noi riceviamo soltanto, no? Certi ragazzi appena cominciano a crescere vedono i compagni che hanno la motocicletta o la macchina o che non so che altro, pretendono, quindi capiscono solo quello che è un diritto eventualmente, ma non lo è molte volte, neanche un diritto, e non si piegano invece a volere bene, a obbedire, ad amare i propri genitori. Ecco, questo errore nei confronti del Signore non lo facciamo mai. Gesù tra l'altro ci garantisce che quando noi obbediamo, accettiamo il peso quotidiano, la croce che il Signore ci manda, scopriamo che quel peso è dolce, è come un carico leggero, ed è vero. Allora vi dico, la mia esperienza vicino a Padre Pio, a volte a me sembrava che una piccola situazione spiacevole, un'offesa ricevuta, un raffreddore fosse chissà quale croce. Quando ho incominciato a stare vicino a Padre Pio e ho visto che lui aveva la febbre la mattina più o meno 37, 38, 39, la sera 45, 46, 50 e un giorno e un altro giorno. Se provava a bere un po' d'acqua lo riversava, se provava a mangiare qualunque cosa riversava, giorni e giorni di seguito, e tutti i giorni doveva confessare 10-15 ore. Ma come faceva? Dove prendeva la forza, il coraggio? Ecco, perché ha imparato a portare la croce nel nome di Cristo. Allora quella croce per lui era una gioia, non era un peso. Infatti noi credevamo, chissà quanto sarà stanco, è stato tutta la giornata lì, no? Invece lui era tranquillo, sereno, più fresco di tutti noi. Io avevo 30 anni e a fianco a lui dopo un mese e due non ce la facevo più. Come faceva lui invece, che di età ne aveva parecchio di più e di lavoro ne faceva tanto di più? Avere a che fare con i peccatori non è un mestiere facile. Ha detto Giovanni Paolo II che i due poli della vita di santità di Padre Pio, il confessionale e l'altare. E Padre Pio diceva, lì sono il vostro avvocato, qui sono il vostro fratello che vi offre il cibo di vita eterna, il corpo di Cristo. Allora io credo che noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci a Gesù Cristo, vedere la croce che Gesù ha portato, quanto ha sofferto il Signore. Eppure vedete, dice ti benedico Padre mio, non si è ribellato mai alla volontà del Signore. Lì nell'orto del Getsemani, quando doveva ripetere l'ultima offerta, in pratica prendere la decisione finale, andare a morire in croce o no, e lui era figlio di Dio, ma anche Dio, poteva dire, ma Signore, proprio lì non ci vado, tutto quello che ho fatto, ben fatto, ma a morire in croce non mi va. Avrebbe potuto dire, e invece che cosa dice? Ti ringrazio Padre, tu mi hai affidato questi miei fratelli, io li ho custoditi, li ho portati nel cuore, no? Li ho trasformati, li ho istruiti, li ho amati, adesso io sto per tornare a te, e allora li affido a te, li rimetto di nuovo nelle tue mani, vedete? E accetta il calice, se possibile risparmiami questo calice, però sia fatta la tua volontà e non la mia. L'ultima parola sulla croce, tutto è compiuto. Che cosa è compiuto? La volontà del Padre suo, quello che Dio gli ha detto di fare, lui l'ha fatto fino in fondo. Sono venuto Dio per fare la tua volontà, dice in quella preghiera evangelica. Allora dobbiamo imparare dai santi come i santi imparano da Gesù. È vero, una volta gli ho detto, ero solo, eravamo soli lì, mese d'agosto, sudava con quella febbre così alta, proprio si stava a squagliare di sudore, ho detto padre accetti un pochino di acqua fresca per ristorarti. No, mi ha detto figlio mio, no, lascia stare, non fa niente. E io vedevo questa sua fatica a resistere al caldo, così. Dopo un po' gli ripeto la stessa cosa.
E lui mi dice, no, non ti disturbare, lascia fare, sto bene così. Insomma, fino alla terza volta che lui, da padre buono, paziente e anche scherzoso, ho capito, mi ha detto, va bene, ti devo fare sto piacere. Insomma, era lui che faceva il piacere a me, non io a lui. Ma lui era felice di patire così. Ha detto una volta, un fuoco dentro che mi divora, berrei un ettolitro d'acqua, però sarebbe cosa inutile, perché dopo il fuoco che ho dentro mi aumenta ancora di più la sete. Che condizione straordinaria viveva, eppure era tanto affettuoso e tenero con noi. Quando sono arrivato la prima volta, a lui mi ha presentato un frate che io conoscevo, padre Raffaele da Santeria. Ha detto, vieni, vieni, mo ti presento io a padre Pio. Quando mi sono avvicinato, ho detto, padre Raffaele, padre Pio, sto fraticello viene dall'Abruzzo e si raccomanda le tue preghiere. Allora lui, ah sì, mi ha preso sotto il braccio, mi ha stretto così forte che mi sembrava che il braccio mio fosse entrato tra le costole di padre Pio. Perché? Io ho capito perché. Perché, l'ha detto una volta, quando io prendo un'anima non la mollo più. Quindi mi ha fatto diventare parte di lui, della sua vita, della sua pazienza, della sua carità, della sua preghiera, perché poi giorni e notti accanto a lui ho imparato questa lezione della preghiera fatta davvero e in una immersione di fede. Era una consolazione pregare vicino a Padre Pio crocifisso, a Padre Pio con le piaghe aperte, a Padre Pio con la febbre bruciante. Era una grazia, si sentiva che c'era Gesù in lui. Allora, questa è la grazia che il Signore mi ha fatto. Un giorno ero accanto a lui, sulla veranda lì, dove di solito, dopo pranzo, rimaneva, si sedeva qualche minuto così, per riposarsi un po', e io accanto a lui mi sono inginocchiato davanti e gli ho detto, padre, dammi la benedizione. E lui mi ha dato la benedizione e poi ha fatto così, abruzzese, vogliamoci bene, abruzzese, vogliamoci bene. Quanto era attento a tutto questo. Una volta mi ha chiesto, tu di dove sei? Io ho risposto, vengo da Pescara, per non disturbarlo con un discorso lungo, avrei dovuto spiegare il paese mio, dove sta, come si chiama. Ma risparmiamo questa fatica a padre Pio. Una terza volta che mi ha ancora domandato così e io non ho risposto. Allora lui si è messo a parlare nel dialetto stretto del mio paese per farmi capire, tu credi che io non so dove sta sto paese, dove sei tu? Ma io lo so. Ecco, era affettuoso in questo, proprio ti entrava dentro, ti consolava. E una volta il guardiano di San Giovanni Rotondo, con i frati e la gente di San Giovanni, fece un pellegrinaggio a San Gabriele dell'Addolorata. E io ero a Pescara, ero superiore, direttore del santuario, li accorsi con grande gioia. Poi avevo messo in programma di andare a Padre Pio proprio quel giorno e sono partito. Appena arrivato gli ho detto, padre, sono venuti il padre guardiano, i frati e la gente di San Giovanni Rotondo, hanno celebrato la messa questa mattina nel nostro santuario. E lui ha aggiunto, sì, lo so, e sono diretti a San Gabriele dell'Addolorata. Lui ha avuto sempre una grande devozione, questo vi consola, questa parrocchia che è dedicata. Ecco, allora, era ancora giovanissimo, scrisse al suo superiore, ti prego, mandami una vita di Fran Gabriele. Allora non era neanche beato San Gabriele, lui già lo amava questo santo, ammirava la vita così di preghiera, di umiltà, soprattutto la devozione che San Gabriele aveva alla Madonna. Padre mio era un innamorato della Madonna, quindi gli piaceva leggere la vita di San Gabriele. Vogliamoci bene con i santi, noi abbiamo tutto da guadagnarci, magari loro no. Perché? Perché noi arriviamo con la veste stracciata, con i pensieri non si sa dove, con tanti peccatucci e peccatacci e tutto il resto,
e loro ci devono aggiustare, ci devono presentare a Gesù Cristo. Allora ci spiegano, ci aiutano a pentirci dei peccati, a farci sentire il calore dell'amore di Dio. Ecco, e allora la nostra croce si alleggerisce. I santi stanno in mezzo a noi non per darci altre croci, ma esattamente il contrario. Una sera era tardi e la gente ancora girava attorno lì al convento, alla chiesa. Allora il padre guardiano ha detto: Padre Pio, ma a quest'ora la gente è qua, che viene a fare? Perché non se ne va? E lui ha riso un po' e poi ha detto: ah, tu, nemmeno tu lo sai, vengono a lasciare le croci qua. Perché? E perché ci stava uno che se le prendeva tutte quelle croci. Una volta gli ha detto padre Tarcisio, un buon fratello: Padre Pio, tu ti prendi le piaghe di tutti quanti, tu ti prendi le piaghe di ogni peccatore, di ogni cristiano che arriva, ma non vedi che sei già tutta una piaga? E lui ha risposto: faremo piaga su piaga, ma io devo guarirli. Che bello, l'amore di Gesù guida i santi e li porta fino a noi. Allora, questa terra d'Abruzzo è benedetta perché qui è venuto San Francesco, è benedetta perché San Gabriele della Dolorata è nato ad Assisi come San Francesco ed è venuto a vivere e a morire e a santificarsi nella nostra terra. E anche Padre Pio amava questa terra proprio con un amore tenero, affettuoso. Io credo che noi possiamo chiedere a Padre Pio, oggi è la festa sua: Padre, io non lo so di quale grazia particolarmente ho bisogno, ti dico quello che so, aiutami in questo, e lui ascolta. Però tu mettici anche quelle grazie che io non so che mi occorrono, che mi sono necessarie, e tu invece lo sai. E lui, come al solito, sorriderà e dirà: sì, perché ti voglio bene.